Cara comunità di fedeli, la fine dei tempi non arriva senza avvertimenti, e noi ne abbiamo ricevuti tantissimi negli ultimi mesi. Guerre, pandemie, apparizioni e richieste di preghiere direttamente dalla Vergine Maria di Meggiugorje. Luz de Maria ci riporta il messaggio della Vergine Maria, venuta per avvisarci che, in queste nazioni ci sarà un forte terremoto. Grandi vulcani erutteranno e molte nazioni soffriranno. Bisognerà pregare molto per altri paesi. Quali saranno? Alcune nazioni saranno colpite più di altre e più duramente. I messaggi ai veggenti si susseguono rapidamente, e con urgenza, chiedendoci tutti la stessa cosa, pregare. La Regina e Madre degli ultimi tempi ci avvisa dei grandi pericoli che ci attendono se continuiamo sulla strada del peccato e della corruzione spirituale e materiale. Iscriviti al canale e lascia un mi piace se ti interessano questi argomenti. Amati figli del mio cuore immacolato, vi benedico, perché vi ho ricevuto ai piedi della croce di mio Figlio, della croce di gloria e maestà, della croce di pace, di sapienza, della croce di sicurezza, della croce di fede e della croce d'amore. Io so che in quanto miei figli, voi siete in attesa e che l'attesa si sta facendo lunga. Tuttavia, figli miei, quando l'attesa terminerà, rimpiangerete di esservi lamentati, perché l'attesa vi sembrava troppo lunga, poiché quello che sta per giungere all'umanità è estremamente duro. Figli miei, il mio Divin Figlio vi offre protezione, non di liberarvi dalle prove. Perché nelle prove crescerete e vi fortificherete, se vi comporterete ed agirete nella legge divina, al fine di poter superare le prove. Il mio Divin Figlio non vi libererà dalle prove, figli, ma se continuerete ad adorare il mio Figlio, saranno più leggere per voi. Se credi nella misericordia di Gesù, scrivi ora nei commenti: Gesù, salvami. Miei amati, io vi ho allertato riguardo a coloro che stanno dominando moltissimi dei figli del mio Divin Figlio. La massoneria porterà grandi cambiamenti al popolo di mio Figlio, per sconcertarvi, per fare in modo che lo ripudiate, per farvi confondere, e per fare in modo che da un momento all'altro vi troviate a vacillare. Amati figli, in quanto madre, io vi rivelo quello che questa generazione deve sapere, affinché vi prepariate. Ma voi dovete rispondere con amore, non dovete giustificarvi, invece dovete rispondere, comportandovi ed agendo nella volontà di Dio. Figli, voi sapete che nel corso della storia dell'umanità ci sono stati diversi anticristo, ma in quest'ultimo momento ci sarà l'anticristo, il detentore del terrore e del male, uscito dall'inferno stesso. Però voi, figli, non mi ubbidite e non mi ascoltate quando vi allerto. Voi vivrete quello che nessuna generazione che vi ha preceduto ha mai vissuto. A partire da grandi progressi che hanno servito l'uomo, così come a gravi e terrificanti progressi della scienza malimpiegata, e voi vivrete quello che la scienza malimpiegata è riuscita a realizzare, ma che voi non ne siete al corrente. Per questo, figli miei, figli del mio cuore immacolato, vi sto chiamando a fare il bene, perché il bene diffonde il bene, perché il bene si alimenta del bene e voi siete persone del bene. La misericordia divina si è estesa, ma è arrivato il momento in cui succederà quello che deve succedere. Tuttavia voi, in quanto popolo amatissimo del mio Divin Figlio, dovete rispondere con il bene, dando testimonianza, comportandovi ed agendo nel bene, con la parola, dando testimonianza che voi conoscete la parola divina. Dovete rispondere ricevendo il mio Divin Figlio, nella Sacra Eucaristia. Dovete rispondere rimanendo in stato di grazia, così che il demonio non possa confondervi. Miei amati, la felicità non è altro che un momento passeggero, la felicità è perpetua per le persone che cercano di vivere una vita spiritualmente piena. Vi invito e vi sollecito, figli miei, a pregare per gli Stati Uniti, non solo perché questa nazione patirà, ma perché con il risveglio di grandi vulcani, non soffrirà soltanto questa nazione, ma gran parte dell'umanità.
Vi invito nuovamente a pregare per la Francia, perché sarà duramente purificata. Vi invito a pregare per il Messico, per questa terra nella quale sono imperatrice delle Americhe. Il Messico subirà un grande terremoto, ma nemmeno allora si convertiranno e offenderanno gravemente il mio Divin Figlio. Vi chiedo di pregare per il Venezuela, questa terra che è oppressa e nella quale i miei figli stanno patendo in modo crudele. Vi invito a pregare per l'Ecuador, soffrirà duramente a causa di un vulcano. Vi invito a pregare per Porto Rico, per la Repubblica Dominicana e per Haiti, patiranno duramente a causa dell'acqua e del vento. Amatissimi figli del mio cuore immacolato, vi chiedo di continuare a mettere in pratica la parola divina nella vostra vita, nel vostro modo di comportarvi e di agire. Vi chiedo di tenere presente che il mio Divin Figlio vi sta aspettando e che voi siete i suoi figli. Tuttavia lui non irromperà, laddove la libertà umana lo mantiene in attesa e non lo lascia entrare. La giustizia divina esiste, ma il mio Divin Figlio, per la sua grande misericordia, si sta trattenendo dall'utilizzarla. In questo momento è l'uomo stesso, che si sta castigando da solo, che opprime se stesso, che è crudele con il fratello e con se stesso. Sarà lo stesso uomo, che farà patire all'umanità la grande tribolazione, a causa della smania per la supremazia mondiale. Amatissimi del mio cuore immacolato, pregate, pregate, ovunque vi troviate. Pregate in silenzio, pregate a viva voce, pregate facendo del bene ai vostri fratelli. Pregate essendo misericordiosi, pregate assistendo coloro che dovete assistere, pregate di non venire confusi. Figli miei, la pace del mio Divin Figlio è davanti a voi, perché questa è la realtà del mio Divin Figlio. Lui sta davanti a voi, perché desidera salvarvi l'anima, e desidera che voi gli rispondiate. Sì, Signore, eccomi, per essere adempiente, perché desidero salvarmi l'anima. In quanto madre, io sto davanti a voi in ogni momento, sollecitandovi a mantenere la fede e l'unità, invitandovi ad essere amore e perdono, perché alla fine voi, figli miei, direte a gran voce: che tu sia adorato, Signore nostro, per tutta l'eternità. Perché alla fine il mio cuore immacolato trionferà per la gloria della Trinità Sacrosanta e per la salvezza delle anime. Vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mamma Maria. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Il messaggio della Vergine Maria ci esorta a riflettere profondamente sul nostro comportamento e a rispondere con fede e amore agli avvertimenti ricevuti. La preghiera è fondamentale per mantenere un dialogo con Dio e per chiedere misericordia per noi e per il mondo. Esaminiamo la nostra coscienza e cerchiamo di vivere secondo la volontà di Dio, abbandonando il peccato e la corruzione. Dimostriamo la nostra fede attraverso le nostre azioni quotidiane, diffondendo bontà e misericordia. Siamo chiamati a essere strumenti di pace e di unità, aiutando concretamente chi è in difficoltà. Riceviamo frequentemente i sacramenti e rimaniamo in stato di grazia per affrontare le prove con forza e fede. Che Dio illumini sempre il vostro cammino. Ci vediamo al prossimo video.